in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Vanno di moda sui social gli influencer, persone che con il loro parere influenzano masse enormi, milioni di altre persone, dimostrando così, questi influencer, di avere un potere, anche se non è un potere costituito, istituzionalizzato, ufficiale. Questo tipo di potere di influenzare ce l'abbiamo tutti. A noi decidere come usarlo. Se usarlo in modo negativo, cupo, triste, distruttivo, scoraggiante, o se usarlo per qualcosa che apre alla luce, alla speranza, alla gioia. Vuol dire motivazioni forti, vuol dire decisione di mettercela tutta, di dare il meglio di sé, di lavorare insieme, del farsi carico degli altri. Se noi siamo imbevuti di questi atteggiamenti positivi, li comunicheremo, li trasmetteremo, influenzeremo in un modo buono tutti gli altri. Ecco, nella lettura di Paolo questo viene espresso dal potere di Gesù contro il potere della morte, contro il potere degli inferi, contro il potere del male. Ci sono sempre i due poteri che si confrontano. Noi siamo chiamati a scegliere bene, a decidere bene. In questo modo staremo dalla parte del Signore contro la parte della morte. Il Signore sarà per te luce eterna. Non ci sarà più bisogno neanche del sole, perché ci illuminerà Dio. E siccome Dio sarà tutto in tutti, ci dice ancora la prima lettera ai Corinti, ecco che allora noi saremo pieni di luce. Cominciamo anche qui a farci una domanda: sono luminoso? Sono carico di luce?